Sono con Olga e Edo, vengono entrambi dal Piemonte, giusto? Sì. Titolari di due Amstaff, una femmina di 4 anni e l'altra femmina di 10 anni. Sì, okay. Esatto. E abbiamo sempre lavorato insieme? Sì, assolutamente. Ok. Con l'uso di collare fisso? Fisso, sì. Ho usato collari elettrici, collare no, a punta, no, collare a strangolo, no, calci? No. No. Ok. Pugni sì però. Pugna. brava. La lascio pure perché è bellissima. Ok. E diciamo i problemi della tua cagna, anzi di entrambe le cagne, erano un'aggressività verso altri gli altri cani. Cani. Ok, indistintamente dal sesso. Esatto. Giusto, maschio femmina indifferente. Ok. E anche con i filini. Sì. Sono un po' così. Sì. Con le persone tendevano a essere un po' diffidenti, no? Sì, esatto. Va bene. Però niente che. Poi abbiamo lavorato anche su un po' di condotta. Sì. Condotta. Terra resta perché erano quello che facevano quello di pochi minuti. Sì, sì. In tua presenza. Esatto. Se okay. Mi spostavo. Ciao, io cane. Lo chiamo il terra resta del carabiniere, visto quando ti piantona. Ok, non ci sono mosse. Invece noi siamo arrivati anche a fargli fare 10 minuti, un quarto d'ora anche in totale esatto, assenza, giusto? Sì, sì. Non solo qua, ma anche in città. Esatto. Mm? Sì. Purtroppo ci verrà a mancare un pezzo molto bello quando hanno fatto un trasloco durante tutti i mobili. Perché la batteria si è scaricata. Era molto interessante. Però la cosa diciamo che fa più piacere senza ombra di dubbio è riuscire a vedere le tue cagne finalmente interagire anche con altri cani. Non è successo solo con quelli del mio branco, ma anche in città con altri, tante volte, sì. No? E questo se non erro non era mai capitato. Loro giocavano solo esclusivamente tra di loro e gli altri era esatto, sì. per acchiappare. E abbiamo fatto una bella passeggiata con anche un gruppo di 10-12 cani. L'avevi mai fatto in tutti no. questi anni? No. Assolutamente. Tu avevi fatto anche già altri percorsi, giusto? Sì, sì, sì. Okay. Nei percorsi poi che tu hai fatto nel campo di addestramento i cani andavano bene, vero? Assolutamente sì. In campo era perfetto, ti faceva il terra, la resta, insieme ad altri cani. La condotta. La condotta perfetta. Perfettissimo. Con gli altri cani indifferente? Indifferente, sì, fuori dal campo però c'era qualche problemino. Quindi fuori dal campo poi era tutta un'altra storia. Sì, cercava di azzannarsi i suoi compagni sì. di scuola, diciamo. E non riusciva più quindi ad avere quella padronanza che tu avevi. Esatto, sì, sì. Vedevi due tipi di cani, no? Dottor Jekyll e Mr. Hyde come sì. un classico. Va bene. Tu pensa che da poco un professionista mi ha scritto dicendomi ma che senso ha per te insegnare a fare il terrarista ad un cane pure ad un bar? E qua la dice lunga, probabilmente è uno di quelli che è abituato a farli fare solo nel campo. Non si capisce. Lei nel campo ha vinto anche le garette, quindi figurati, era bravissima, perfetta. E quello che dico sempre io è che il comune privato se vuole godere il cane a 360 gradi. Come te lo godi se non portandotelo dietro dalla mattina alla sera? Esatto, no? Nei negozi, nei esatto. bar, ristoranti, pizzeria, ovunque vai, giardinetti. Infatti la prima volta che noi siamo andati al bar
e le tue cagne venivano cercavo a mangiarci il tramezzino, sì, giusto? Sì. Invece finalmente ora possiamo andare al bar, voi state mangiando tranquillamente o no? Sì, assolutamente sì. Loro fanno il terra, sì, non sono più invadenti, no, stanno lì, non sì, vanno a passeggio da nessuna parte, no, e non vengono sopra il tavolo a mangiarci il nostro cibo. Esatto, sì. Questo si parla e si dice educazione. Quindi non sei una bene, non sei venuta qua perché non sapevi cosa fare. No. Assolutamente. Non ti ho ipnotizzato, no, anzi no, non no, vi no, ho ipnotizzato no, per dire balle? No. No. Ok. Va bene. Noi abbiamo ancora. Ciao, io sono Anna, la moglie del Piras. È stata nominata. È stata nominata. Ci sono anch'io. Vabbè. Non è la ex moglie, la moglie. Ah, la moglie. Questo lo taglio. Perché... No, 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 questo rimane. Ah! Lo metto. E manesca. Oddio. Abbiamo ancora metà giornata buona di finimento da affrontare insieme. Vediamo cosa riusciremo ancora a ottenere. Di certo stabilizzeremo di più il lavoro ottenuto. Fatto, sì. Vediamo un po' poi se riusciamo. Sono cani traumatizzati, come Dani, si vede. Brava. Maltrattati. Si vede benissimo. Tra l'altro, eccola qua. Dopo tante ore. Questo è il decimo giorno di lavoro, eh? Sì. Cioè, 10 giorni abbiamo fatto una media 5-6 ore al giorno. Sì. Buono. Quindi il cane anche nei miei confronti mi picchia con la coda, da notare, mi picchia però con la coda. E siete soddisfatti del lavoro ottenuto? Sì, in questo periodo? Sì, sì. Molto. Va bene. Molto contenti. Ecco, vai, dai. La dimostrazione della costrizione del cane. Possiamo dire che questo è grazie ad un'allergia, ce l'aveva già, giusto? Sì, già sì, 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 era sì, già presente. Sempre meglio dire tutto, se no assolutamente, che sì, confermo. Stiamo, ci sono anche le foto di prima. Occultando chissà quale cosa. Guarda, va bella. Bene. A dopo, salutiamo. Ciao. Ciao, ciao ragazzi. Blocchiamo.